Ciao, ciao a tutti e bentornati sul mio sbrilluccicoso canale. Oggi presentazione nuovissimi kit e mini kit del sito Crea Perline. Come potete vedere qui davanti sono davvero tantissimi per tutti i gusti e per tutte le tasche, quindi non mi rimane altro che spostare tutto da qui davanti e farveli vedere ad uno. Ed eccoci che iniziamo la presentazione di questi nuovissimi kit e mini kit proposti dal sito Crea Perline. Io trovo questi kit veramente adorabili in quanto sono kit di piccole dimensioni con all'interno degli abbinamenti di perline di colori veramente stupendi, poi li vedrete appunto nel dettaglio. E ovviamente essendo di piccole dimensioni ci permettono di massimizzare l'utilizzo delle perline che ci servono, contenendo ovviamente i costi e quindi, come dicevo in apertura, sono proprio kit adatti a tutte le tasche e a tutti i gusti. Tra l'altro, trattandosi di piccole confezioni, se prese singolarmente, possono essere spedite con la posta 1, quindi un ulteriore vantaggio per ottimizzare anche il costo della spedizione. E in più, dal lancio di questi kit, ovvero dal lancio ufficiale che parte da oggi con il video presentazione, per 15 giorni avrete uno sconto su tutti quanti i kit del 10%. Ora quindi inizio a mostrarvi il primo kit, parto proprio dalla novità, eccolo qua. Vedete già qualcosa di nuovo appunto nella copertina, sono praticamente questi nuovissimi cabochon Parpuka. E quindi Raffaella, la titolare del sito Crea Perline, ha pensato proprio di fare diversi kit abbinati a diverse tipologie di perline Parpuka che poi vedrete e anche un kit esclusivamente con i cabochon, questi cabochon meravigliosi di Parpuka che si chiamano Athos. Ora apro la confezione e li vediamo insieme. Avrete notato già dalla confezione che il kit vi arriva con questa bustina allegata, utilissima. Guardate che meraviglia, una bustina in vellutino, utilissima per contenere poi le nostre creazioni. E qua all'interno di questa pluriball abbiamo ben confezionati e protetti i cabochon Athos. Adesso li apro insieme a voi, eccoli qua, e adesso vediamo meglio da vicino tutte quante le colorazioni di questo kit. Ed eccoli da vicino i cabochon Athos Parpuka. Guardate che belli, inizio da questo colore che è un dorato pieno. I cabochon Athos, come potete vedere, sono cabochon 3D, sono in vetro e la misura è di 20x10 mm. Ovviamente trattandosi di cabochon il retro è piatto e veramente mi ispirano un sacco, non vedo l'ora di sperimentarli. Abbiamo poi quest'altra meravigliosa colorazione, sono tutte bellissime. Guardate, questa è un copper pieno. Bello, bello. Questa che mi piace un sacco, guardate che luce. Guardate che luce per quanto riguarda questo che è un Crystal AB. Uno spettacolo. Abbiamo poi il classico nero, molto elegante. Questo colore bellissimo, questo lilla con le striature dorate. Quest'altro lilla più pieno. Veramente bellissimi. Poi mi sono dimenticata di dirvi che con l'acquisto di almeno uno dei kit Parpuka, adesso questo è il primo che vedete, ma poi ve ne mostrerò degli altri, con l'abbinamento delle Athos con altre perline Parpuka, quindi con l'acquisto di almeno uno dei kit Parpuka proposti da Crea Perline, vi arriverà in omaggio uno schema a Parpuka. Basterà appunto almeno l'acquisto di uno dei kit. Ebbene, ora sposto tutto quanto e vi faccio vedere gli altri kit Parpuka.
Ed ecco il primo dei kit serie Parpuka. Anche in questo caso ogni kit avrà la sua bustina allegata, eccola qua, in questo caso dorata. Qua abbiamo la versione, il kit versione Gold Green Turquoise Splash Beige, e adesso vediamo appunto il contenuto. Questo primo kit parte come sempre, come tutti i kit appunto che vi proporrò della Parpuka, sono gli abbinamenti dei cabochon che abbiamo visto appunto nel kit precedente abbinati ad altre perline. In questo caso partiamo da quello che abbiamo visto dorato pieno. Ecco qua, vediamo proprio anche il nome, Athos Parpuka, il full dorado, la coppia. Abbiamo poi le Minos, le Opaque Beige Ceramic Look 5 grammi, quindi come vi ho detto tutte perline Parpuka abbinate fra loro, e guardate che meraviglia questo colore di Arcos, mi piace un sacco. Sono le Arcos Opaque Cream Turquoise Splash 5 grammi, guardate che spettacolo. Dopodiché, ovviamente, per abbinare qualche rocaille c'è la colorazione Le Galvanizer Gold, le 1052, 5 grammi di Miyuki Rocaille 110. E questo è il primo kit serie Parpuka. Ora sposto, vi mostro il secondo. Secondo kit serie Parpuka, anche in questo caso, ovviamente, allegata la bustina dorata. E ora vediamo insieme il contenuto di questo secondo kit. Allora, apro, cerco di fare velocemente per non fare confusione. Eccolo qua. Allora, partiamo sempre dagli Athos, quindi dai cabochon Athos, due pezzi, in questo caso il Crystal Capri Gold, quel bel copper che abbiamo visto appunto insieme a tutti gli altri, la coppia ovviamente, non ve li faccio vedere da vicino perché li abbiamo visti nel dettaglio colore per colore nel primo kit dedicato proprio a loro. Abbiamo poi una bustina di Arcos, anche in questo caso 5 grammi, in questo Yellow Gold Metallic Iris. Minos, stessa colorazione, sempre 5 grammi. E in questo caso abbiamo una confezione di Amos, il Bronze Gold Matte, 5 grammi sempre. Lo trovo questo veramente un ottimo modo per poter eventualmente sperimentare anche perline che non avete mai utilizzato. Quindi questo era il secondo kit. Ora tolgo tutto quanto da qui davanti per mostrarvi il terzo. Cerco di andare veloce, ma voglio comunque farvi vedere tutto bene nel dettaglio. Terzo kit serie Parpuka, eccolo qua. Adesso vediamo insieme il contenuto. Eccolo qua. La grafica, ovviamente come sempre la bustina dorata. In questo caso partiamo da questi cabochon, questa colorazione che nel dettaglio si chiama la Opaque Mix Violet Gold Ceramic Look, la coppia. Abbinato abbiamo le Arcos nella stessa colorazione, 5 grammi, guardate che meraviglia. Stessa colorazione anche per quanto riguarda le Minos, bellissimo. E di nuovo troviamo le Miyuki, in questo caso le Muscat, le Duracoat Galvanized Muscat 1105 grammi, questo colore che sta divinamente con le perline che ci sono nel kit. Bellissimo anche questo, veramente, ma passo velocemente a mostrarvi il quarto kit. Eccolo qua, il quarto kit serie Parpuka. Apriamolo insieme e vediamo da quale cabochon si parte. Allora, scusate la confusione nell'apertura, voglio cercare di andare più velocemente possibile, di fare anche meno spezzoni. Quindi, allora, mettiamo la grafica. Ecco qua. Che partiamo da questo.
Praticamente il cabochon, la coppia di cabochon Athos Farpuca o Pax Mix Amethyst Gold Ceramic Look, questo bel colore. Anche in questo caso abbinamento perfetto con la stessa colorazione delle Arcos, 5 grammi, qua è specificato più o meno 25 pezzi di Arcos. Abbiamo poi le Minos nella stessa identica colorazione, veramente fantastico. E per finire le Amos. Personalmente è una perlina che non ho mai utilizzato e sono veramente impaziente di utilizzarla, la Amos. Questa colorazione è uguale anche in questo caso al cabochon di partenza, 5 grammi, è veramente un bellissimo colore. Bene, ora sposto e vi mostro il prossimo. Quinto e ultimo kit della serie Parpuca, eccolo qua. Ora lo apriamo insieme. E in questo caso abbiamo addirittura due coppie di Athos, quindi abbiamo la coppia quella Crystal AB, infatti Crystal AB, bellissimo. Abbiamo poi la coppia Jet, il nero, e completano il kit 5 grammi di Arcos Jet e 5 grammi di Minos White, Opaque White Ceramic Look. Veramente lo trovo fantastico anche questo. Come vedete in apertura vi ho mostrato il kit composto dalle 6 coppie di cabochon Athos, poi via via i 5 kit dove sono stati abbinati i cabochon alle varie perline Parpuca. Li trovo veramente veramente favolosi. Ora passo a mostrarvi gli altri kit. Vi ricordo che vi lascerò tutto quanto qui sotto nel box informazioni per raggiungere le inserzioni di questi meravigliosi kit. Come sempre sono kit a numero limitato, quindi affrettatevi all'acquisto se vi interessano. Il prezzo è sicuramente molto vantaggioso, quindi sicuramente andranno letteralmente a ruba. Ora passo a presentarvi il resto dei kit e restate connessi, non perdete l'occasione di vedere anche gli altri kit. Eccomi che ho spostato tutto quanto, ora passo a mostrarvi gli altri kit. Come avete visto, sono tutti kit piccolissimi ma con perline meravigliose, quindi alla portata di tutti. E adesso guardate che meraviglia qua davanti. Sono due kit, guardate che bello anche in questo caso, i sacchettini vellutati che contengono appunto il nostro kit sono kit serie per le cieche. E ora ne vediamo uno per uno. Eccolo qua, la bustina in vellutino ovviamente, chiaramente sia la grafica che il sacchettino lasciano intuire la colorazione che abbiamo all'interno di questo kit. Quindi parto col mostrarvi le perline contenute all'interno del kit serie, perline cieche, nella colorazione Child White Champagne Luster. Ecco qua, la prima perlina che troviamo all'interno del kit è questa. Sono le daggers a due fori in questa colorazione, appunto. Child White Champagne Luster, 10 pezzi. Poi abbiamo i cabochon doppio foro da 6 mm, stessa colorazione, la confezione da 10 pezzi. Abbiamo poi le perline in vetro di Bohemia in 3 misure, stessa colorazione nella misura 3, 4 e 6. Ogni confezione contiene, allora, per quanto riguarda la 3 mm, abbiamo 100 pezzi, eccoli qua. Per quanto riguarda la 4 mm, abbiamo 50 pezzi, e la 6 mm abbiamo 30 pezzi. Veramente fantastico. Ora sposto questo kit e vi mostro l'altro.
Anche in questo caso la grafica e il sacchettino lasciano intuire il colore delle perline cieche all'interno di questo kit e abbiamo infatti la colorazione Child White Lila Luster. Anche in questo caso abbiamo le dagger a due fori, 10 pezzi, guardate che bello questo colore. Abbiamo anche qui il cabochon doppio foro, sempre 10 pezzi, e anche qui il completo del trace di perle 3, 4 e 6 mm, 100 per quanto riguarda le 3 mm, 50 pezzi per quanto riguarda le 4 mm e 30 pezzi per le 6 mm. Guardate che meraviglia! Anche questa serie di kit li trovo veramente favolosi, sono kit proprio mordi e fuggi. E ora sposto questi perché vi faccio vedere l'ultima serie di kit veramente favolosi e ora capirete il perché. È una novità anche questa per quanto riguarda il sito e anche per quanto mi riguarda perché è una delle poche perline che ancora non conoscevo. Ed eccoli tutti insieme gli ultimi 5 kit che vi propongo quest'oggi del sito Crea Perline. Ve li mostro tutti insieme perché hanno come protagonista un'unica perlina che è la perlina Tulip, la Tulip Petal Beads. Io era una delle poche perline che appunto non avevo mai proprio avuto fra le mani, quindi sono veramente molto curiosa di utilizzarla e di sperimentarla. Ho già sbirciato ovviamente perché essendo una perlina che non conoscevo ho voluto un attimino vederne le caratteristiche. Qui davanti vedete veramente tantissimi abbinamenti di colori e di finiture. Ora ve li mostro ad uno, mi raccomando, cercherò di essere rapida, ma vale la pena sicuramente mostrarvi tutte quante le colorazioni contenute all'interno di questi kit. Ed ecco il primo dei kit delle Tulip Petal. Ho scelto di partire con una delle finiture che io adoro, ovvero la Etched. Qua intravediamo anche in questo caso il sacchettino. Ora apro tutto quanto. Guardate che meraviglia, già si intravedono veramente colorazioni favolose. Ora apro e vi faccio vedere meglio da vicino. Vi faccio vedere subito la colorazione che si è intravista veramente favolosa, che è questa. Adesso vi faccio vedere da vicino anche la perlina. Allora, Tulip Petal, la misura è 6x8. Questa è la colorazione Etched Crystal Full Capri Rose. Le confezioni sono da 20 pezzi. E ora ho messo una perlina sul lago per farvela vedere meglio da vicino. Ecco, è proprio una perlina a forma di petalo con un foro soltanto in basso. La misura, come vi ho detto, è questa che vedete sulla bustina, 6x8 mm. E questa è la prima colorazione che vi mostro di questa perlina che veramente mi incuriosisce un sacco e già ha qualcosa in mente da poterci realizzare. Questa appunto è la prima colorazione. Eccola qua. Poi procediamo con le perline di questo kit dalla finitura Etcher con quest'altra meraviglia, guardate che spettacolo, che luce! La Etcher Crystal Full AB, ovviamente sono tutte confezioni da 20 pezzi e guardate che spettacolo. Allora, abbiamo poi, sono tutte meravigliose, la finitura Etcher io la adoro, quindi non può essere altrimenti, sono tutte bellissime. Questa è la Etcher Crystal Full Sunset. E sono veramente carinissimi questi petali. Guardate cosa non è questa, una colorazione da favola. La Etched Crystal Full Vitrail. Poi quest'altra, guardate che meraviglia! Etched Crystal Vitrail Light. Infatti, è proprio la tendenza. Mi ricordo proprio anche i rivoli di questa colorazione. Rieccomi, scusate, vi stavo facendo vedere questa colorazione di questi Tulip Petals e la Crystal Vitra Light Etched, sempre, guardate che meraviglia, appunto. Poi proseguiamo con questo colore meraviglioso, il colore Etched Crystal Full Amber. Bellissimo, com'è bellissimo è quest'altro.
Guardate, un meraviglioso tono di oro rosa. È il Lecce Crystal Full Capri Gold. Meraviglioso. Poi, guardate cosa non è questo colore. Io la finitura Lecce, mi ripeto, la adoro. E questa colorazione non l'avevo proprio mai avuta in nessun tipo di perline. La Lecce Crystal Teal Luster. È veramente stupenda, guardate. Abbiamo poi della stessa tipologia questa, con questa semi trasparenza ma con l'effetto Etched Crystal Terracotta Red. Stupendo. Per finire, ultimo colore, questo Etched Crystal Lila Vega Luster. Anche qua una semi trasparenza con l'effetto Etched. Se avete contato insieme a me, sono ben 10 confezioni di queste meravigliose perline in questa stupenda finitura. Ora sposto tutto quanto e vi mostro gli altri kit di queste stupende perline. Secondo kit delle Tulip Petals Beads è la volta della finitura Crystal Magic, che anche qua mi ripeto, ma anche questa è una finitura che adoro in tutte le perline, quindi anche in questa non può essere altrimenti. Guardate che meraviglia! Sono sempre confezioni ovviamente da 20 pezzi. La perlina l'abbiamo già vista nel dettaglio nel primo kit. Guardate cosa non è questa colorazione di questa finitura: è la Crystal Magic Orchid. Poi abbiamo la Crystal Magic Blue. Guardate quante sfumature in ogni colore di questa finitura, guardate. Poi quest'altra, la Crystal Magic Apple. Questa che è la Crystal Magic Copper. E per finire abbiamo la colorazione Crystal Magic Wine, che è una cosa favolosa anche questa. Ecco, in questo caso il kit è composto da 5 colorazioni, quindi vedrete in base alla finitura più o meno bustine di queste meravigliose perline. Quindi ora sposto questa e vi mostro il prossimo. Ed eccoci al terzo kit di questa perlina meravigliosa, che è la Tulip Petal Beads. Abbiamo la finitura Golden Touch, quindi abbiamo tre colorazioni. In questo caso vi faccio vedere la prima, che è la Crystal Golden Touch, colorazione Regal. Come sempre sono 20 pezzi e guardate che meraviglia, una perlina semi trasparente ma sull'opaco con questa finitura sul dorato. Sulla colorazione, bellissimo. Poi quest'altra colorazione in questa finitura, che è la magenta, quindi Crystal Golden Touch magenta, bella bella. E per finire questo, che è veramente uno spettacolo, è la Crystal Golden Touch French Rose. Guardate che meraviglia. Bene, questo come potete vedere è un mini kit. Ora lo sposto e vi mostro il prossimo. Quattro kit per quanto riguarda le Tulip Petals Beads ed è composto dalle finiture Metal Crystal Coated. Iniziamo da questo, che è il color Ancient Gold. Sempre 20 pezzi per ogni bustina e questo colore bellissimo. Abbiamo poi un classico, il copper, bello. Questo che è il Crystal Capri Gold. Mi ripeterei sempre a dire ovviamente bellissime, perché sono colori stupendi. La perlina mi ispira un sacco, come vedete non vedo l'ora veramente di sperimentarla. Abbiamo poi l'aluminium silver. E per finire questa meraviglia,
Crystal Sleeperit, colorazione meravigliosa in ogni tipo di perlina. Bene, anche qua, come vedete, un mini kit. Ora lo sposto e passo a presentarvi l'ultimo. Quinto ed ultimo kit delle Tulip Petals, abbiamo il kit Crystal Vitra il Mare AB e ora vi mostro le colorazioni contenute al suo interno. Abbiamo questo che è il Crystal Vitrail, bellissimo, anche qua ovviamente sono confezioni da 20 pezzi. Abbiamo poi, guardate che spettacolo, che luce, il Crystal AB. Questo che è il Crystal Marea e per finire questo che è il Crystal Amber. Anche in questo caso, come vedete, è un mini kit. Con questo finiscono i kit meravigliosi proposti oggi. Io spero che vi piacciono, veramente sono favolosi. E poi questa idea di Raffaella di fare piccoli kit alla portata di tutti, veramente per scoprire anche perline nuove, perline che non avete mai avuto fra le mani, la trovo veramente un'ottima idea. Anche il fatto di suddividere queste ultime perline a seconda delle finiture. E in modo che prendete la vostra preferita o le vostre preferite. Vi ricordo che da oggi il lancio ufficiale di questi kit che vi ho presentato c'è lo sconto del 10% per 15 giorni. Vi riassumo anche che per quanto riguarda i kit che vi ho mostrato all'inizio, quelli Parpuka, acquistandone almeno uno avrete in omaggio un PDF, uno schema appunto esclusivo Parpuka. Bene, io con i kit ho terminato la mia presentazione, ora vi lascio con un video consigli per gli acquisti dal sito Crea Perline, spero che anche quello vi fa piacere, insomma so che ultimamente sono stata poco presente sul canale e soprattutto ho fatto pochi video acquisti, quindi approfitto di questa occasione per lasciarvi anche questo perché non sempre ho il tempo di mostrarvi quello che acquisto, però insomma questa è l'occasione giusta per allegare a questi kit e guardatelo perché ci sono veramente tantissime cosine interessanti. Già che ci siete, spero di tenervi compagnia un altro pochino. Io intanto vi ringrazio e vi lascio al resto del video. Ciao. Ed eccomi quindi agli acquisti da sito che sono contenuti in questi sacchettini personalizzati Crea Perline. Guardate che belli, molto colorati, molto estivi, chiusi dal chiudi pacco con scritto grazie. Eccoli qua, adesso aprirò tutto quanto, vi mostrerò il contenuto. Una cosa che ho già preso fuori subito perché mi serviva era il Fireline, che come vedete ho già praticamente quasi utilizzato tutto perché ho creato molto in questo ultimo periodo, quindi il Fireline era urgentissimo, l'ho tolto subito dai sacchettini per poterlo utilizzare, ma ora insieme a voi aprirò tutto quanto il resto e vi mostrerò appunto i miei acquisti tra le novità e le cose che mi servivano da sito. Allora, comincio col farvi vedere degli acquisti che ho fatto dai colori che mi sono piaciuti tantissimo nell'ultima presentazione dei kit serie. Sto parlando della colorazione Saturated Metallic Forest Biome, la ricorderete sicuramente se avete visto il video perché è una colorazione stupenda, mi piace tantissimo, quindi ho ripreso perline che avevo già utilizzato o comunque che uso spesso, quindi volevo avere la scorta, quindi le perle da 8 sono confezioni, come vedete, da 15 pezzi, ho preso due confezioni. Poi ho ripreso anche le tile. Perlina che voglio assolutamente sperimentare al più presto, quindi non avendo tanta disponibilità di questa tipologia di perline, l'ho ripresa in questo colore stupendo. Sono confezioni in questo caso da 25 pezzi. Non potevano mancare anche la bella scorta di Crescent, perché come sapete ultimamente è una perlina che ho rivalutato tantissimo, quindi eccola qua, confezioni da 5 grammi in questo colore sempre Forest Biome, Saturated Metallic Forest Biome, e sono confezioni da 5 grammi. Ne ho preso anche in questo caso due confezioni, guardate quanto è bello questo colore.
Poi, altro motivo di questo ordine sono stati nuovi inserimenti da parte di Raffaella delle gocce Mocha 13x18. Io le sto utilizzando tantissimo, adesso non so se quando sarà online questo video vi avrò già mostrato o meno, comunque in ogni caso se non l'avete ancora visto vedrete. Eccole qua. Sono le adesso magari per far prima ve le apro tutte fuori dalla bustina così dopo vado via più liscia. Ecco che ora ve le ho aperte tutte così posso andare via più spedita, come vi dicevo. Allora, la prima colorazione che vi stavo facendo vedere dalla bustina è questa, come avete potuto intravedere, guardate che meraviglia di colore. Sono il color Capri Blu, le gocce appunto Mocha 13x18. Mettiamole qua con le relative bustine, che dopo poi io sistemerò comunque tutto quanto, ma ci tengo a farveli vedere appunto fuori dalla bustina perché sono colori che ancora io non avevo avuto fra le mani, quindi ci tengo a farli vedere bene anche a voi. Abbiamo poi quest'altro, eccolo qua, guardate che meraviglia, il color Pesca Opal, guardate che spettacolo. Eccolo qua. Abbiamo poi il rosa opal, eccolo qua, guardate che meraviglia, sono fatte veramente benissimo tra l'altro, quindi ottimo. Poi un altro colore che mi ha lasciato così proprio senza parole è questo, guardate che meraviglia, eccolo qua, il rosso bordeaux opal. Wow, veramente troppo troppo bello. Eccoli qua. Abbiamo poi questo che è il Light Topaz. Bellissimo anche lui, molto solare, quindi molto estivo. E abbiamo poi, ecco, non le avevo aperte tutte quante, erano andate a finire sotto, quindi adesso vi mostro queste che sono già aperte e poi stoppo un attimino di nuovo. E guardate che bello questo, il Violet. Veramente bellissime proprio. Ok. Abbiamo poi queste altre, guardate, sono le azzurro opal. Guardate che belle che sono, proprio troppo troppo belle. E credo per finire, per quanto riguarda le gocce, eccole qua, queste che sono le turchese opal, stupende anche queste, veramente. Mettiamo qua. Poi, ecco, della stessa tipologia, in questo caso il Capri Blu che vediamo qui davanti nelle gocce, ho preso anche questo che è veramente un colore stupendo, mi piace tantissimo, quindi ho ripreso anche i rivoli da 14 mm, sempre Mocha, belli. Allora, poi, sempre dalle novità che avevo già fatto vedere anche l'altra volta, ho fatto la scorta di queste Ginko che mi sono piaciute veramente tantissimo. Sono le batik dalla finitura lucida. Questa è l'Opa Coral Full Capri Gold Batik. Veramente uno spettacolo. Questi lavorati sono bellissimi. Adesso avrò occasione sicuramente di mostrarvi. Ho ripreso anche questo, ovviamente sono le confezioni sempre da 5 grammi. Sì, 5 grammi. Ho preso in quel caso due confezioni, anche in questo caso che è Opaque Orange Full Capri Gold Batik. Quella è più sull'aranciato come tono, questo è più sul rosso, sempre con la base oro rosa, bellissima. Poi ho ripreso anche questa colorazione di Ginko. Anche questa lavorata mi piace un sacco. Sono le Ginko Backlit Ruby, sempre confezione da 5 grammi. Come sapete, la finitura backlit è quella che sul retro ha
la patina argentata sul davanti e le varie colorazioni in semitrasparenza veramente molto molto belle che acquistano veramente una luce pazzesca. Eccole qua. Poi, sempre come Ginko, una colorazione, una finitura che adoro, ovvero la Opaque Blue Full Batik, che è questa colorazione invece sul blu matte, quindi opaca come finitura batik. Anche in questo caso due confezioni. E come Ginko, anche qua abbiamo finito, le sto usando tantissimo anche loro, quindi non potevano mancare le scorte dei colori, novità che adoro. Allora, altri cipollotti, ho preso questi che mi avete visto già mostrare in diversi fili nella misura 3x4, che è la colorazione 2 Tiffany Gold 6x4, che utilizzo, come sapete, tantissimo negli innuendo questa misura. I ciondoli innuendo 6x4, anche questa colorazione che è spettacolare, quindi non può mai mancare. Eccola qua, vedete il codice, tutto il riferimento. Ecco qua la colorazione bellissima. Poi 3x4, l'altra volta avevo preso, mi sa, solo un filo di questo, se non ricordo male. E comunque l'ho ripreso perché veramente lo trovo un colore molto molto estivo. Guardate questo corallo con duet coral, infatti questo corallo con il dorato, veramente bellissimo. Poi quest'altro, che dire di questo, che è veramente stupendo. Anche questo mi sa che avevo preso soltanto un filo e mi ero pentita, se ricordo bene. Allora, il 2 Choco Copper 3x4, in questo caso ho preso ovviamente due fili perché stavolta mi sono fatta la bella scorta prima che vadano esauriti. Allora, qua davanti intanto, adesso non so neanche io se spostarvi tutto, ma tanto comunque le avete già viste quelle cose, anche se si vanno a sovrapporre gli acquisti, credo che ormai li avete visti. Ecco, no, qua, ecco qua, un'altra novità, ecco, che mi stavano sfuggendo, che erano finite sotto. Queste sono le nappine, queste nappine che ha inserito da poco Raffaella. Adesso vi faccio vedere magari una coppia aperta dalla bustina, perché sono veramente molto belle, le volevo sperimentare. Eccole qua, guardate. Guardate che meraviglia. Hanno poi come si chiama, il terminale, eccolo, non mi veniva la parola, e sono appunto abbastanza lunghine, quindi utilizzabili anche per i ciondoli o per i jumper borsa. Allora, ho preso la coppia, vengono vendute singole, mi pare, così uno se deve usare mi pare, almeno sì, due, vedo come quantità, nappina, quindi al singolare, vengono vendute singole, così se voi dovete fare il ciondolo e ve ne basta una, potete anche optare per prenderne una sola. Io ho preso le coppie, non poteva mancare questa colorazione, e poi ho preso anche questo, l'arancione, che prevedo di utilizzare molto nei mesi estivi. Eccoli qua. Ho preso poi questo filo di chips in corallo di bambù verde. Ecco, questo in mente una cosa da farci. Guardate, il colore è bellissimo. Ho in mente appunto una cosa da farci che poi vedrete. Ecco qua le gocce che non stanno al loro posto. Il colore mi piace un sacco. Questo è il codice. E mettiamoli qua. Allora, ho preso poi questa, anche qua ho in mente una cosuccia da farci che poi vedrete sicuramente. Questo è una catena, sono mezzo metro, 50 centimetri di catena serpentina da 4 mm rivestita, la colorazione oro rosa, guardate che spettacolo, quanta luce. Quindi adesso al più presto mi sa che farò un video creazioni dove vi farò vedere un po' le cose che ho a disposizione da potervi far vedere. Poi, mi era sfuggita un'altra coppia di gocce, anzi due, ben due, perché insomma era finito sotto, avevo un po' diviso, ma poi mi si è accumulato un po' tutto sopra, ma vi faccio vedere anche queste gocce, ve le vedete ancora lì davanti le altre.
Ecco qua, ve le apro sempre. Ecco qua, mi stava sfuggendo una. Ve le apro sempre perché rendono veramente al meglio così. Guardate quest'altra colorazione. Infatti mi pareva che mancasse il verde, invece eccolo qua, il verde opal. Eccolo qua. E poi avevo anche questo, che infatti è ancora qua chiusa la bustina. All'inizio ve l'avevo aperta per andare più veloce. Adesso cerchiamo di... Ecco. Di aprire anche queste, le ho aperte subito, bene. Che è questa, che è il lila, che praticamente quello è il violet, come vedete, ecco, e questo è il lila, quindi leggermente più chiaro. Così ci sono le due tonalità. Questo è il codice. Queste sono le goccine, eccole qua. Guardate che meraviglia, quanti colori, quanta estate. Allora, poi ho preso il cordino, questo che utilizzo per fare i foam beads, vi ho fatto vedere tante perline nel video precedente, sempre prese da Crea Perline. Quindi questo è il filo, sono matassine da 10 metri, è praticamente nero, questo nylon intrecciato da 1 mm. Ok, ho poi preso degli chaton Swarovski, quindi chaton Swarovski da 8 mm. Qua abbiamo il Royal Green, e quindi anche in questo caso vi apro la bustina che sicuramente merita. Allora, vediamo un attimino, ve li apro queste così vado più spedita anche con queste. Eccomi che vi ho aperto tutte le bustine, così vi faccio vedere al meglio lo splendore degli chaton Swarovski. Questi sono chaton classici da 8 mm. Ecco qua il codice, l'avrete riconosciuto sicuramente. Il colore è il Royal Green, una colorazione che adoro. Se mi seguite avrete sicuramente visto che sto facendo tantissimi I Love Jinko a lobo leggermente pendenti, proprio perché sono orecchini piccini che vanno perfetti per questa situazione, diciamo, di non poter portare, almeno insomma io vedo su me stessa, preferisco io stessa portare orecchini piccoli, visto che abbiamo le odiose mascherine addosso e di conseguenza orecchini molto importanti non si riescono a portare con facilità. Quindi sto facendo tantissimi I Love Jinko, quindi chaton da 8 mm e Jinko che avete visto che ne ho presa in quantità ed è per questo la motivazione. Guardate questi altri che sono sempre chaton della Swarovski da 8 mm, è il gold patina foiled. Guardate che meraviglia, è bellissimo questo colore, mettiamo qua. Poi ho preso anche questo che ho lavorato, mi piace un sacco, dà una luce incredibile ed è la colorazione il Crystal Light Grey Delight. Eccoli qua. Poi ho preso delle basi per orecchini. Allora, eccoli qua, vi faccio vedere appunto la colorazione argentata fuori dalla bustina. Poi ho preso sia appunto la versione argentata che dorata. Eccoli qua, adesso che vi faccio vedere. Guardate che belli che sono questi perni, appunto, basi per orecchini a goccia, sono in acciaio. E guardate, hanno qua l'anellina per mettere il nostro orecchino, la nostra creazione. Sono completi di farfallina, anch'essa in acciaio, quindi veramente bellissimi, proprio stupendi. E come vi dicevo, ho preso anche la variante di colorazione oro, sempre in acciaio. Ho preso in questo caso due coppie perché l'oro lo sto decisamente utilizzando di più, l'oro o le tonalità comunque più calde. Ecco qua, sono uguali ma in versione dorata, sempre in acciaio dorato, che non è sempre facile da trovare, quindi wow. Poi ho preso queste stelline che sono delle
sono delle borchie a stella, anche questo ho un'idea particolare in mente che poi vi mostrerò. Ho la mente, scusate, sempre in movimento per cercare di fare un po' di cosine nuove, idee nuove. E quindi questa è la stellina. Le borchie, le conoscete, hanno queste graffette sul retro. Poi ho preso questi piccolissimi chaton, in questo caso sono in cristallo K9. Questo è il color Beck Montana, Clear Beck Montana. Guardate che meraviglia! Sono piccoli piccoli, voglio mettermi alla prova per lavorarci intorno, vediamo cosa accadrà, cosa verrà fuori. Ho preso infatti diverse coppie, ho preso anche questo che è il Clear Beck Violet Plated. Ho preso poi anche questa colorazione che è la Light Cyan Plated, sempre come vedete qua, vedete l'etichetta per estesa, sono 6 mm cristallo K9, quindi un cristallo di qualità. E per finire questo, che guardate che bello questo colore, Clear Beck Verde Mela. E in questo caso vedete proprio la colorazione anche sul retro, colorata. Per finire ho preso questo che mi è già capitato di prendere, ho preso un nome che però, insomma, come vedete, ricorderete questo braccialetto con il mio nome. Avevo preso un altro nome che dovevo regalare, quindi non ho voluto mostrare in video per non rovinare la sorpresa qualora venisse vista. Adesso vi faccio vedere anche questo che è un regalo, ma sicuramente quando questo video sarà online sarà già stato, penso, consegnato. Eccolo qua, la stessa tipologia di bracciale in oro rosa, guarda, una colorazione che adoro, con la scritta mamma tutta tempestata di strass, con i cuoricini, la ripresa della scritta proprio come succedeva, come avete visto anche nel mio, anche nella parte sotto, che poi potete decidere di mettere come volete. E questo appunto in occasione della festa della mamma è veramente un'idea regalo per me bellissima. Eccolo qua. Tra l'altro viene fornita nel sacchettino, chiaramente come avete visto che l'ho aperto, ma ha anche la confezione direttamente da poter inserire all'interno, e così avete già la vostra confezione regalo. Sul sito sono disponibili anche diversi nomi, come avete già visto appunto l'altra volta il mio, ci sono altri nomi disponibili, quindi ci tenevo a farvi vedere anche questo. E in ultimo gli omaggi, guardate che meraviglia, un filo intero di questi cipollotti in questa colorazione bellissima, e poi questo charm di quelle specchiati con scritto J'adore Paris, è bellissimo anche questo, sicuramente lo utilizzerò al più presto, io so già come. Quindi grazie di cuore, Raffaella, sei sempre gentilissima e disponibile, guardate che meraviglia il mio bottino che vedete qui davanti. Io quindi vi ringrazio per aver visionato questo video, vi lascerò come vi ho anticipato in apertura tutti i link al sito e qui sotto. E io vi ringrazio per aver visionato questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!